Diretto, Pordenone, partita difficile, come sta il Padova? Non siamo in un ottimo momento a livello mentale, però fa parte del calcio, quindi dobbiamo risollevarci e cercare di fare risultato perché abbiamo questa terza posizione in questo momento da difendere in tutti i modi. Qual è stata la cosa più difficile di questa settimana? Forse passare da un possibile primo posto a un secondo che è scivolato via, a un terzo da consolidare, o proprio magari le tre sconfitte in 6 per 6? Chiaro che quando hai tre sconfitte il morale non può essere alto, però i ragazzi, insomma, ce la stanno mettendo tutta, ce la stiamo mettendo tutta. Mancano queste quattro gare, poi ci saranno gli spareggi, quindi non è neanche giusto, secondo me, creare un'area di disfattismo, perché fino adesso abbiamo fatto comunque un ottimo campionato. Potevamo fare sicuramente di più, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però non possiamo sempre parlare del passato, dobbiamo guardare al futuro in maniera serena, in maniera ottimistica, se no è inutile che facciamo questo lavoro. Come sta la squadra mentalmente e fisicamente? Fisicamente bene, direi che abbiamo recuperato tutti i giocatori, tranne chiaramente Dettori che è squalificato e Neto che è fuori, però gli altri sono tutti disponibili oggi. Pordenone, forse è il momento peggiore per affrontarlo, ma forse non c'è neanche un momento migliore, no? Arrivati a questo punto. Ma guarda, se è una partita importante, però da qua alla fine saranno tutte importanti, anche gli spareggi, quindi dobbiamo andare a affrontarlo nel modo giusto, perché ripeto, gli spareggi non saranno partite facili, quindi dobbiamo rimanere sereni, concentrati, sbagliare il meno possibile, perché in questo momento al primo errore subiamo gol e fa parte dei momenti della stagione. Questo è un momento che, oltre a commettere qualche errore di troppo, forse la prima situazione siamo disattenti, prendiamo gol, perché anche col Venezia, dal mio punto di vista, la gara la squadra l'ha interpretata nel modo giusto e purtroppo un episodio ci ha castigato, abbiamo perso. Pordenone, come lo vede? Pordenone è una squadra che comunque ha continuità dall'anno precedente, è una squadra organizzata, è una squadra che gioca bene, è una squadra che in casa soprattutto ha fatto tanti punti perché anche il campo si sposa molto bene alle loro caratteristiche, però noi dobbiamo cercare di andare a fare risultati in tutti i modi. Per te fa differenza alla fine se chiuderete al terzo o al quarto posto? Fa una differenza importante? La differenza di classifica, quindi dobbiamo ambire al meglio, quindi a livello di gare no, perché il vantaggio terzo e quarto non c'è, nel senso che solo arrivando secondi salti il turno preliminare, facendolo da terzo o quarto la situazione è la stessa, però dobbiamo pensare in positivo e cercare di ottenere il massimo. Scusami, può cambiare l'avversario, però adesso sarebbe il Binoleffe, se arrivi quarto sarebbe Ferrabbia, quindi fate dei conti anche su questo, perché poi è partita secca quella. In questo momento no, perché mancano ancora quattro gare, sono tutte molto vicine, quindi fino all'ultima giornata non sai chi andrai ad affrontare, però in quel momento della stagione non c'è una o un'altra, è una partita secca, è una partita complicata per tutti, quindi al di là dell'avversario. Passando alla squadra, invece il fatto comunque di aver giocato lunedì sera, quindi magari aver avuto un giorno in meno per recuperare, ti può portare a cambiare qualcosa nella scelta dell'undici iniziale? No. Quindi ha recuperato tutto il meglio, insomma, a questo punto. Potresti cambiare qualcosa pensando anche a come è andata la partita d'andata, magari pensare qualche particolare contromisura su Burrai, pensare di cambiare qualcosa nel modulo, visto che non c'è Dettori, che è un giocatore che sposta gli equilibri in mezzo al campo, è un'idea a cui stai pensando o pensi di andare sul classico, tra virgolette? Questo momento faremo le nostre verifiche, ma non ho altro da dire. No, sulle porte chiuse c'entrava qualcosa? Volevi magari provare qualcosa di nuovo? Sulle porte chiuse anche qua c'è stata fatta una polemica incredibile, che credo sia un po' esagerata, nel senso che forse siamo l'unica squadra in Italia che abbiamo
voi giornalisti 7 giorni su 7 a bordo campo, non abbiamo mai la possibilità magari di fare delle verifiche, di isolarci un attimo. Le porte chiuse lo fanno tutte le squadre professionistiche perché non vogliono dare il vantaggio all'avversario, non è per togliere visibilità ai tifosi che vengono a vedere gli allenamenti, visto che, ripeto, lo fanno tutti. Abbiamo questo momento di difficoltà, abbiamo preferito compattarci, isolarci, ma non è un'esclusione ai tifosi, ripeto, non è quello il senso delle porte chiuse. Ma a che polemica ti riferisci? Scusa, non ho capito. Hai detto c'è stata una grande polemica. No, una grande polemica su che cosa? Sulle no, intendo dire che anche sulle porte chiuse qualcuno di voi ha scritto mettendola in una situazione di per non permettere ai tifosi di venire allo stadio, ma non è questo il senso delle porte chiuse. Forse l'ho interpretata male io leggendo qualche situazione, può essere, non ho la bacchetta magica e neanche mi sento di non sbagliare nel giudicare, nel leggere, però tra le righe tante volte leggo cose che mi fanno pensare.